L'istituto ribadisce che la rivalutazione delle pensioni al celebre 7,3% è stata effettuata in misura piena, a partire da gennaio, solo per quei pensionati che ricevono complessivamente una rata di pensione fino a circa 2.100 euro lordi, il celebre 4 volte il trattamento minimo. Conferma anche che per tutti gli altri pensionati sarà da marzo che la rivalutazione prenderà effettivamente il via e quindi su tutte le pensioni dovremo trovare l'applicazione del 7,3% ma riparametrato sulle varie percentuali previste dalla legge di bilancio 2023. Non solo, sempre da marzo, dice il comunicato stampa INPS, saranno messi in conguaglio anche gli arretrati relativi a gennaio e febbraio 2023. Insomma, sembra proprio che tutta questa storia troverà conclusione dal prossimo mese, perciò aspettiamo il dettaglio delle pensioni prima e poi il cedolino di marzo per controllare l'effettiva variazione degli importi nella pensione di marzo. Però a questo proposito,